Quando guardo alla croce, vedo solo il tuo amore. Non mi basta la voce, parla solo il mio cuore. Riesco solo a pensare che quello che hai fatto è per me. Quando guardo alla grazia, vedo solo salvezza. Le tue mani distese per donarmi ricchezza. Riesco solo a cantare queste poche parole per te. Come vorrei stringerti a me, assaporare l'alito tuo e perdermi tra le braccia tue. Oh mio Gesù, soltanto tu riesci a capire il cuore mio. Hai fatto di me la casa di Dio, la vita con te è pura armonia. Oh mio Gesù, soltanto tu. Quando guardo alla croce, vedo solo il tuo amore. Non mi basta la voce, parla solo il mio cuore. Riesco solo a pensare che quello che hai fatto è per me. Quando guardo alla grazia, vedo solo salvezza. Le tue mani distese per donarmi ricchezza. Riesco solo a cantare queste poche parole per te. Come vorrei stringermi a te, assaporare l'alito tuo e perdermi tra le braccia tue. Oh mio Gesù, soltanto tu riesci a capire il cuore mio. Tu hai fatto di me la dimora di Dio, perché la vita con te è pura armonia. Oh mio Gesù, soltanto tu. Ti seguirò, ovunque mi vorrai, io ci sarò. Il mio cuore è disponibile per seguire te.
per seguire te. Tu sei il buon pastore che dirige i miei passi, tu mi rialzi sempre fra i miei alti ed i miei bassi, tu sei la mia certezza e la mia stabilità. Tu sei Dio, tu sei Papà, tu sei il buon pastore, grande è la tua fedeltà, tu mi circondi sempre con la tua benignità, tu sei la mia abbondanza, la mia sola eredità. Papà, ovunque tu vorrai ti seguirò, ovunque mi vorrai io ci sarò, il mio cuore è disponibile per seguire. Cuore mio, ti ascolterò, fammi un cenno ed io comprenderò, il mio cuore è ben disposto per seguire te. Tu sei il buon pastore, tu mi rialzi sempre tra i miei alti ed i miei bassi, tu sei la mia certezza e la mia stabilità, tu sei Dio, tu sei Papà, tu sei il buon pastore, grande è la tua fedeltà. Benignità, tu sei la mia abbondanza, la mia sola eredità, tu sei Dio, tu sei Papà, tu sei Dio, tu sei Papà, tu sei Dio. Papa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dalle braccia mie, anche quando non comprendi il viaggio tu, perché io sono la via, solo in me tu troverai tutto ciò di
Hosanna, Hosanna, Alleluia, all'agnello sul suo trono. Hosanna, Hosanna, Alleluia, nell'alto dei cieli e nei nostri cuori. Lasciati portare dalle braccia mie, anche quando non comprendi il viaggio tu, perché io sono la via, solo in me tu troverai tutto ciò di cui hai bisogno, che soddisferà il tuo cuore. Lasciati cullare dalle braccia mie, anche se il dolore riempie il cuore tuo, perché in me tu troverai la tua vera libertà, che guarisce ogni ferita, che dà vita a un nuovo canto. Osanna, Osanna, alleluia, che quando io non sento mi richiami a te. Tu, anche quando io non vedo, resti accanto a me. Tu che mi hai sedotto col tuo amore, risposto al mio cuore sempre tu, mio tesoro sei tu, mio tesoro sei tu, la mia ricchezza, la mia serenità, la mia speranza, la mia regalità, il mio tesoro sei tu, non mi hai mai abbandonato. Anche quando è arrivato l'uragano, tu sei stato vicino e mi hai preso per mano. Tu, anche quando io non sento, mi richiami a te. Accanto a me, tu che mi hai sedotto col tuo amore, tu che hai risposto al mio cuore sempre tu, mio tesoro sei tu, mio tesoro sei tu, la mia ricchezza, la mia serenità, speranza, la mia regalità, il mio tesoro sei tu, non mi hai mai abbandonato. Anche quando è arrivato l'uragano, sei stato vicino e mi hai preso per mano. Tu, tu che sei sempre tu, che non ti stanchi mai in ogni cosa che fai, tu che sei sempre tu, come un padre.
dal mio tesoro sei tu, non mi hai mai abbandonato, anche quando è arrivato l'uragano, tu sei stato vicino e mi hai preso per mano. Il mio tesoro sei tu, il mio tesoro sei tu, la mia ricchezza, la mia serenità, la mia speranza, la mia regalità. Il mio tesoro sei tu, non mi hai mai abbandonato mai, anche quando è arrivato l'uragano, tu sei stato vicino e mi hai preso per mano. Sempre solo tu, sempre solo tu, solo tu. Ed ora son più forte grazie a te. L'angoscia ha fatto posto alla gioia tua ineffabile. Ed ora il mio cuore grida a te. Come potrei stare senza di te? Ora son più forte grazie a te. L'angoscia ha fatto posto alla gioia più ineffabile. Ed ora il mio cuore grida a te. Come potrei stare senza di te? Matteo 28, nell'ultimo versetto del Vangelo di Matteo, appunto, Gesù fa una dichiarazione molto importante. Dice: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita fino alla fine dell'età presente. Amen. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. E questo è straordinario, perché molti confondono questo con una promessa. In realtà quello che Gesù ha detto non è una promessa. Gesù non ha detto "io ti prometto". Gesù non ha detto "se tu credi io sarò con te tutti i giorni". Gesù non ha mai detto "io ti prometto, se ti comporterai bene io sarò con te, se non farai cose storte io sarò con te". Gesù ha detto queste parole, che in realtà non sono una promessa, sono uno stato di fatto. Attenzione a quello che ti sto dicendo, non è una promessa, è uno stato di fatto. Ciò significa che tu lo creda o no, che tu lo voglia o no, che tu lo senta oppure no, che tu lo sperimenti oppure no, lui è con te tutti i giorni, lui non ti lascia e non ti abbandona. Questa non è una promessa, è un dato di fatto, è uno stato di fatto. Ciò significa che se anche tu non lo senti, non lo percepisci in questo momento, lui è con te. A volte capita, è capitato a tutti noi magari, di dire "io non sento la sua presenza, io non sento che lui sia accanto a me". Questo non cambia il fatto che lui è accanto a te, ogni giorno, in ogni momento. E voglio incoraggiarti in questo momento a chiudere i tuoi occhi, a meno che tu non stia guidando, a chiudere i tuoi occhi e parla con lui, parla con Gesù e diglielo: desidero sperimentare la tua presenza, perché è la ricchezza più grande, è l'unica cosa in questo momento di cui ho realmente bisogno.
anche se le cose attorno a me non vanno come io desidero, non vanno come dovrebbero andare, la cosa che mi fa stare tranquillo, che mi rende tranquilla, non è tanto se una situazione si sistema, prima o poi si sistemerà, ma il fatto che tu sei con me in questa situazione. Lui ha detto che potremmo attraversare le acque, il fuoco. Le acque non ci sommergeranno, il fuoco non ci brucerà. Ed è solo per un motivo, perché Lui è con noi lì, dentro le acque. Lui è con te dentro le acque che stai attraversando. Lui è con te nel fuoco dentro il quale stai camminando. E tu ne uscirai alla grande e darai una grande testimonianza del suo amore, della sua bontà, della sua grazia. Non guardarti indietro, non guardare alla strada che hai fatto. La fine di questo tunnel, la fine di questa prova sta per arrivare. E la cosa importante è che Lui sia con te. Il fuoco non ti brucerà, le acque non ti sommergeranno, anche quando pensi di affogare, quando pensi che la temperatura ormai sia troppo alta e stai per diventare cenere. No, no, Lui non lo permetterà. Paolo dice che Lui non permette delle prove che siano al di là delle nostre forze. Non che sia Lui a mandare le prove nella nostra vita, assolutamente, Lui non prova. Lui non è un sadico. Lui non manda cose brutte per vedere di che pasta sei fatto. È la vita, a volte il nemico, la vita, le circostanze. Ma la cosa più importante è che Lui è con te. E Lui non ti lascerà mai. E anche quando pensi che sia arrivato un momento di grande disperazione, troverai sempre la sua mano lì pronta a rialzarti. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te, perché tu appartieni a me. E quando tu camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato, no, perché tu appartieni. Nel riparo dell'Altissimo alberga l'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. E quando passerai attraverso le acque, io sarò con te, perché tu appartieni a me. Quando tu camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato, no, perché tu, figlio mio, sì, tu, figlia mia, appartieni. Appartieni a me. Tu appartieni a me. Mettitelo in testa una volta e per sempre: tu sei di sua proprietà. Una buona giornata a tutti quanti.